Alleluia! Sorelle carissime, fratelli carissimi, buonasera e benvenuti nella Regione Campania e nella nostra casa. Sono Vincenzo Fogliano, coordinatore diocesano della Diocesi di Napoli, membro di Consiglio Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, e lei è Loredana, mia moglie. Ciao a tutti! Vi porto il caldo saluto del coordinatore regionale Giuseppe Contaldo, del Consiglio regionale e della Regione Campania tutta. Offriamo una preghiera fervente allo Spirito Santo perché ci protegga nel tempo della prova. Il coronavirus ci spinge a elevare suppliche e lodi allo Spirito Santo perché guarisca quanti soffrono ogni sorta di malattia, perché ispiri la scienza ai medici e la sapienza ai governanti, perché infonda coraggio a coloro che sono nello sconforto e nella paura. Ogni mistero del Rosario allo Spirito Santo viene pregato per una particolare intenzione e commentato da un brano dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Tutti insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno Divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore che ci ama di infinito amore. Nel primo mistero contempliamo: Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Vogliamo pregare e intercedere per tutti gli ammalati, in special modo per quelli affetti dal coronavirus, e anche per tutti quelli che in questo tempo, a motivo di questa malattia, sono rimasti isolati e privati dei loro affetti. Dal Vangelo secondo Luca. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà
sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Maria si è lasciata condurre dallo Spirito attraverso un itinerario di fede, verso un destino di servizio e di fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza e perché nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori. Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio e del mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito Santo. Vogliamo pregare e intercedere per i medici e per gli operatori sanitari affinché nessun dono di grazia, di scienza e di sapienza manchi loro in questo tempo particolare. Dal Vangelo secondo Luca, quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba. E vi fu una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto,
in te mi sono compiaciuto. In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito Santo che spinge a evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile in credendo. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito d'amore, fammi vibrare come le onde dell'alba di Davide. Spirito Santo, suonaci insieme come le corde dell'alba. Carissimi, la recita del Santo Rosario allo Spirito Santo prosegue con i fratelli e le sorelle della regione Piemonte Val d'Aosta. Grazie per essere stati con noi. Gesù è il Signore. Alleluia! Alleluia! Gesù è il Signore. Buonasera e benvenuti tra noi. Io sono Gioacchino Lo Iacono, coordinatore del Rinnovamento nello Spirito della diocesi di Asti, della regione Piemonte, Valle d'Aosta. E con me c'è la mia famiglia che voglio presentarvi. Accanto a me mio figlio Gaetano, mia moglie Maria Carmela. Bene, ringraziando i fratelli della regione Campania che ci hanno preceduti e introdotti, vogliamo continuare questo prezioso momento di recita del Rosario allo Spirito Santo. E reciteremo assieme il terzo e il quarto mistero, ma volevo introdurre questo momento con una frase di un noto scrittore francese che mi ha accompagnato in questi giorni, in questo periodo di quarantena. Lui dice che il desiderio di pregare è già una preghiera stessa, il desiderio. Allora ecco, non bisogna soltanto pregare, ma bisogna avere questo
forte desiderio di volerlo. E vogliamo allora insieme a tutti voi, collegati tramite questa diretta, continuare a desiderare fortemente questa incessante supplica allo Spirito Santo. E allora che lo Spirito Santo possa veramente fondersi pienamente, lui è la fonte di amore, lui è fonte di giustizia, possa effondersi come un unguento, come un balsamo, possa sanare le tante piaghe che affliggono il mondo, in particolare la piaga del coronavirus. Vogliamo continuare a invocarlo affinché la Pasqua che si avvicina possa essere per il mondo intero una nuova primavera che sorge. Vogliamo invocarlo affinché ancora una volta sia Pentecoste. Terzo mistero, contempliamo Gesù che muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. Preghiamo per tutti i familiari di quanti soffrono. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto». E chinato il capo, spirò. Dall'Evangelo di Gaudium 84. Lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità, senza dimenticare che dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mistero, contempliamo Gesù che dona agli Apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Ecco, in questo mistero vogliamo pregare per tutti coloro che hanno una responsabilità sopra le spalle, tutti coloro che devono prendere delle decisioni per il bene comune, per il bene nostro. Allora per questo preghiamo per i governanti e per quanti esercitano un'autorità pubblica. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Dall'Evangelio di Gaudium 280. Non c'è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito Santo, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c'è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama essere misteriosamente fecondi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, noi abbiamo terminato, ma rimanete collegati perché la preghiera e la recita del Rosario allo Spirito Santo continua con i fratelli della regione Puglia, che saluto di vero cuore. Grazie a tutti voi per aver desiderato e pregato con noi. Da Asti e da ogni parte della regione Piemonte e Valle d'Aosta vi giunga un affettuoso e un grande abbraccio nel Signore. Ciao. 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 Buonasera a tutti, amici e fratelli che vi state collegando in questo momento per seguire il Rosario con noi e pregare con noi. Continua la catena di preghiera, questo muro di fuoco che il rinnovamento nello spirito sta innalzando al Signore come supplica per invocare la liberazione di questa piaga del coronavirus che affligge l'umanità. Io sono Massimo Partipiro, il coordinatore regionale del rinnovamento nello spirito Santo in Puglia e questa è casa mia, mia moglie Serena e mia figlia Ilaria. Ringrazio il coordinatore, i fratelli del Piemonte della Valle d'Aosta che ci hanno preceduto in questo rosario. Vi invito con fede ad unirvi a noi per pregare ed innalzare a Dio questa supplica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quinto mistero allo Spirito Santo. Il Padre e Gesù a Pentecoste effondono lo Spirito Santo. La Chiesa, costituita in potenza, si apre alla missione nel mondo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, e che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali. Lo Spirito possiede un'inventiva infinita propria della mente divina, che sa provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impenetrabili. Queste meditazioni sono tratte dall'Evangelium Gaudium di Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito Santo, scendi su di noi, con la tua grazia riempi i nostri cuori, con la tua forza rialza i figli tuoi. Solo tu sei consolato. Sesto mistero. Lo Spirito Santo scende per la prima volta sui pagani. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro
si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?» E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole. Noi ci spendiamo con dedizione, ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia lo Spirito Santo a rendere fecondi i nostri sforzi, come pare a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. E accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo ancora lo Spirito Santo con potenza e con fede. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio, insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnarle cose di suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Grazie per essere stati con noi.
Grazie per aver elevato al Signore insieme a noi questa preghiera. Continuiamo a restare uniti nella fede in Gesù Cristo che ci fa suo corpo nel vincolo dell'amore che è lo Spirito Santo. E adesso cedo la linea ai fratelli del Veneto che proseguiranno con il settimo mistero e la conclusione del Rosario. Buona serata a tutti, Dio ci benedica. A presto. Ciao a tutti, sono Giancarlo, coordinatore della diocesi di Adria-Rovigo. Vi presento la mia famiglia, vi presento Federica, Monica, Angela e Anna. Questa sera abbiamo la gioia di pregare insieme con tutti voi il settimo mistero del Rosario allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi, dandole i suoi doni e i suoi carismi. Preghiamo per la salvezza del mondo. Allo stesso modo, anche lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena. Questo non è il desiderio di Dio per noi. Questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tutti insieme. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace.
pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci noi l'amore. Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la tua fiamma. Insieme. Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore, che ci ama di infinito amore. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Padre tutto potenza, abbi misericordia di noi. Gesù, figlio eterno del Padre e redentore del mondo, salvaci. Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite, santificaci. Santissima Trinità, unico Dio, ascoltaci. Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio al Padre, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce al cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Fuoco consumatore, vieni nei nostri cuori. Unzione spirituale, vieni nei nostri cuori. Spirito di amore e di verità, abbi pietà di noi. Spirito di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi. Spirito di consiglio e di fortezza, abbi pietà di noi. Spirito di intelletto e di pietà, abbi pietà di noi. Spirito di grazia e di preghiera, abbi pietà di noi. Spirito di pace e di mitezza, abbi pietà di noi. Spirito di modestia e di innocenza, abbi pietà di noi. Spirito confortatore, abbi pietà di noi. Spirito santificatore, abbi pietà di noi. Spirito che governi la Chiesa, abbi pietà di noi. Dono di Dio Altissimo, abbi pietà di noi. Spirito che riempi l'universo, abbi pietà di noi. Spirito di adorazione dei figli di Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, ispiraci il disprezzo per i peccati. Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra. Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime. Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori. Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore. Spirito Santo, riversa in noi il tesoro delle tue grazie. Spirito Santo, insegnaci a pregare col cuore. Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine. Spirito Santo, guidaci lungo la via della salvezza. Spirito Santo,
fa che riconosciamo l'amore di Dio per noi. Spirito Santo, ispiraci la pratica del bene. Spirito Santo, donaci la sua pace. Spirito Santo, rendici perseveranti nella giustizia. Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Signore. Insieme, vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Ti salutiamo, Regina, Madre di misericordia, sei tu sospiro, sei vita, sei tu la nostra speranza. Sotto il tuo manto di stelle noi cerchiamo riparo. I nostri fiumi di pianto tu tergi e consola. Noi siamo dispersi nel mondo, in questa valle di lacrime. Sei tu la nostra difesa, tu ci proteggi, Signora. Portaci in braccio, tu madre, verso il santo tuo figlio. Stringici forte la mano, tu dolce clemente, e lodata sempre sia la nostra bella madre, per sempre sia lodata la Gran Vergine Maria, la Gran Vergine Maria, la Gran Vergine Maria. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Con grande gioia vi salutiamo e vi ringraziamo di averci dato l'opportunità di pregare tutti quanti insieme, uniti nello Spirito Santo. Ciao a tutti! Ciao! Ciao.